WISP, sport e salute per tutti. Ben ritrovati amici di WISP, sport e salute per tutti, per questa nuova puntata della nostra trasmissione sulle frequenze di International Bologna 89.8, una puntata ricca di novità sia nella prima che nella seconda parte. Nella prima parleremo del ritorno delle pillole di movimento, l'iniziativa WISP, il progetto per far muovere i sedentari, ma partirei subito con il primo ospite della giornata, Paola Paltretti, vicepresidente WISP, che è anche la responsabile del progetto pillole di movimento. Ciao Paola. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo detto quarto anno consecutivo di questo progetto WISP che davvero coinvolge moltissime realtà sportive della nostra città. Che cosa succederà? Diciamo, che cosa bisognerà fare per partecipare a questo progetto? Allora, partecipare al progetto è molto semplice, basta andare in una delle farmacie comunali del gruppo Admenta di Bologna e provincia o in una delle 22 farmacie di Federpharma che hanno aderito al progetto e chiedere la scatola di pillole di movimento che verrà consegnata gratuitamente dai farmacisti. Per chi magari in questi giorni, perché le scatole sono presenti dal 14 di febbraio, è entrato in farmacia e ha visto queste scatole, magari non sapeva che cos'erano, sono dei buoni per entrare in piscina o in palestra. Ogni scatola contiene 3 buoni per frequentare un mese gratuito in palestra, in piscina e per entrare gratuitamente 3 volte nelle piscine Sogese per il nuoto libero. Praticamente, come mai avete deciso come WISP di dare delle gratuità in un periodo come questo, insomma un po' di crisi, ecco, dove anche le società sono in difficoltà economica, dare delle gratuità per incentivare al movimento? Allora, le WISP, le società sportive, stanno facendo un grosso sforzo, come tu hai detto, per mettere a disposizione tutte queste gratuità, ma per il quarto anno tutte le polisportive hanno continuato a dare la loro disponibilità perché noi pensiamo che questo sia un progetto di promozione della salute e che miri a far muovere i sedentari. A nostro avviso, mettere in movimento una persona sedentaria lo riesce a fare con uno stimolo forte e secondo noi la gratuità è uno stimolo molto importante per far sì che una persona inizi a fare una cosa che prima non faceva. E magari, diciamo, si accorge che fare attività lo diverte e può continuare anche oltre il mese di gratuità. L'obiettivo è proprio quello. Se l'obiettivo è quello di far diventare le persone da sedentarie attive fisicamente e quindi se le nostre attività sono tutte attività basate sul il divertimento, il gruppo e noi pensiamo che le persone sedentarie o comunque che non amano molto muoversi abbiano bisogno del gruppo, dello stimolo, cioè corre da solo chi lo fa da sempre, ecco, mentre una persona che non è abituata, non ha questa educazione al movimento, a nostro avviso ha bisogno del gruppo, dello stimolo e dell'istruttore. Non dimentichiamo il ruolo importante del istruttore che ti permette di fare le cose che ti fanno bene, non quelle che ti potrebbero fare male o che non ti potrebbero o potrebbero non servirti. Il fatto che un progetto come questo abbia avuto la collaborazione, il patrocinio dell'ASL della Regione Emilia-Romagna fa capire come la prevenzione sia molto, diciamo, siano interessate alla prevenzione anche gli organi della sanità. La sanità oggi basa molte delle sue politiche sul concetto di promozione della salute e di prevenzione delle patologie e dà all'attività fisica un'importanza enorme, cioè l'attività fisica è considerata al pari di un farmaco, cioè fare attività fisica in molti casi può sostituire l'assunzione di un farmaco. Da qui anche il nome pillole di movimento, la scatolina che sembra quasi che contenga un blister
blockbuster di pillole di farmaci, appunto, e invece sono incentivi per andare a fare un po' di attività fisica. Allora, sono circa 20.000, mi pare, le scatole distribuite in tutta la provincia. È stato molto bello vedere come anche i sindaci e gli assessori allo sport abbiano deciso di sostenere ancora anche quest'anno il progetto. Ci sono tanti comuni della provincia di Bologna che sostengono pillole di movimento. Sì, comuni della, direi che i comuni della cerchia bolognese ci sono praticamente tutti, e ci sono tutti da 4 anni. Anche questo ci fa molto piacere. Adesso non vorrei citarne solo alcuni, ma Casalecchio, San Lazzaro, San Giovanni in Persiceto, Calderara, Castelmaggiore, Zola Predosa, San Pietro in Casale, Castel San Pietro Terme, Ozzano, sono tutti, Sasso Marconi, sono tutti comuni che hanno aderito, dove i sindaci ci hanno dato il patrocinio. Sono tante anche le polisportive che hanno partecipato, davvero una lista troppo lunga da fare in radio, però davvero sono tante. Allora, diciamo che per sapere in quali farmacie sono le pillole e quali polisportive partecipano, quindi dove si può andare a fare attività anche vicino alla propria abitazione, bisogna andare sul sito www.wispbologna.it. c'è proprio una in home page un articolo intero dedicato a pillole di movimento, e poi non resta che fare un po' di attività, e vedrete che o in piscina o in palestra dopo non potrete più farne a meno. Cosa dici? Noi ci speriamo, il nostro obiettivo. Bene, grazie Paola Paltretti per essere stata con noi, e anzi non abbiamo detto però fino a quanto dura, perché questa campagna non è eterna. Certo, anche in questo caso bisogna muoversi, perché scade il 31 marzo. Perfetto, grazie Paola per essere stata con noi e buona giornata. Grazie a te, buongiorno. E dalla novità pillole di movimento ci spostiamo a un'altra novità. Questa è una novità assoluta per quanto riguarda la WISP, ovvero una nuova trasmissione che partirà in diretta streaming il giovedì dalle 17. Si chiama Buzzer Beater, e un po' gli addetti ai lavori capiranno già che si parla di pallacanestro. Noi siamo in diretta con il presidente della Lega Pallacanestro WISP, Fabio Frabetti. Ciao Fabio. Ciao a tutti, ciao Marco. Allora, abbiamo detto questa nuova trasmissione, una nuova avventura per parlare del basket WISP, tutti i giovedì dalle ore 17. Sì, allora abbiamo pensato di fare una cosa, diciamo così, più specifica rispetto a quello che è l'attività della Lega Basket, per cui tutti i giovedì saremo in streaming per dare agli appassionati ultime novità, le classifiche, i risultati, e tutti i giovedì avremo un ospite di una società che milita nel nostro campionato. Sarà una trasmissione di cronaca, più che fare il punto come magari poteva succedere in passato, saremo proprio sul pezzo, diciamo così, perché arriveranno le ultime novità, gli ultimi risultati, i referti proprio ancora caldi dalle partite della sera. Ci saranno anche magari le decisioni del giudice sportivo, insomma un po' di cronaca per parlare di questo campionato che si sta dimostrando molto equilibrato come ogni anno. Certamente, noi infatti avevamo già avuto delle esperienze precedenti dove abbiamo fatto delle presentazioni sostanzialmente. Con questa iniziativa tendiamo a avvicinarci ancora di più ai nostri associati della pallacanestro nello specifico, dandogli tutte le informazioni proprio dalla sera alla mattina, e quindi daremo le classifiche, faremo il punto della situazione, diremo quali sono state le partite, diciamo così, più combattute, come si sono svolte, qualche tabellino, cercheremo di impostare un pochettino la situazione anche su una classifica marcatori e quant'altro. Quindi è una cosa molto molto specifica, e speriamo che possa piacere a chi ci ascolterà. Ho già ricevuto delle prime richieste di informazioni su questa trasmissione, appena diciamo si è sparsa un po' la voce già mi stanno chiedendo di come sarà fatta. Intanto diciamo che sarà visibile sia dal sito della WISP, www.wispbologna.it, c'è una finestra che è dedicata alle dirette streaming, sia sul nostro canale Ustream, che potrete visualizzare anche collegandovi dalla pagina Facebook sia della WISP che del gruppo della WISP
WISP di Bologna. Partiamo dalla prima puntata, perché ci sarà già un ospite che hai contattato. Chi sarà e di cosa parleremo? Allora, parleremo con un dirigente della LP, che è una società storica che con WISP ha sempre collaborato, che è signor Mengoli. Quindi, siccome l'LP milita nel girone B del nostro campionato amatoriale, il girone B è, diciamo così, ha già superato per tutte le squadre i due terzi del cammino, faremo un pochettino il punto della situazione insieme a lui e andremo a valutare quelle che sono ancora le partite da giocare, come si potrebbe strutturare la classifica e, insomma, chiederemo anche a lui come ritiene di dover valutare le nostre iniziative, insomma, il nostro campionato, tutto quanto. Ecco, prima di chiudere ti chiedo un po' di fare il punto sul campionato. Siete soddisfatti di come sta andando la stagione? Direi proprio di sì, siamo molto soddisfatti, nel senso che la stagione va bene, in quanto siamo, diciamo, molto in sintonia sia con le società sia con tutte le compagini tecniche, sia con gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutti quelli che collaborano nel mondo della pallacanestro WISP. Chiaramente più c'è coesione tra le varie parti, meglio si sviluppa il tutto. Stiamo appunto sempre di più mettendoci vicino alle società attraverso di me, vicino agli arbitri attraverso il disegnatore ed attraverso, diciamo, la struttura tecnica che assiste gli arbitri, e quindi direi che tutto il servizio ne sta risentendo in maniera positiva e tutto il movimento sta andando veramente bene. In più ci stanno dicendo che anche il livello tecnico si è notevolmente alzato. Ecco, molto bene, ne parleremo anche di questo, parleremo giovedì alle ore 17 in Buzzer Beater. Noi ti ringraziamo Fabio per essere stato con noi e ci si vede, diciamo così, il giovedì prossimo. Certamente, ci vediamo giovedì prossimo alle 17, tutti collegati. Va bene, grazie, ciao. Ciao, ciao. E con la presentazione della nuova trasmissione WISP che andrà in diretta streaming si chiude anche questa puntata di WISP Sport e Salute per Tutti. Grazie per averci seguito, un saluto da Marco Bergonzoni. WISP Sport e Salute per Tutti torna martedì alle 17.45. Per essere sempre aggiornato su tutte le iniziative del Comitato Provinciale di Bologna, visita wispbologna.it.